oggi una ciambella che ti somiglia molto. Una ciocococco. Ciao a tutte e benvenuti nella nostra cucina virtuale. Oggi una ciambella buonissima che il mio amoruccio si è scofanato tutta in una volta, sì, perché sì. Era molto buona, soffice, piena di cioccolato e sapeva di cocco, vero amore? Sì, come l'hai ribattezzata questa torta simpatica? Non l'ho ribattezzata, si chiama ciambella cioccococco ed è una mia invenzione. Una tua invenzione? Quindi sto parlando con un inventore. Bene, sei piena di lampadine che ti si illuminano sopra la testa allora? Sì amore. Una sorta di albero di Natale minuscolo. Bene, quindi siete curiosi abbastanza di vedere cosa ha inventato questo genio della gastronomia? Non è una... finisce di prendermi in giro, non è una torta Bounty, è quella, se vorrete la faremo più in là. Torta Bauli? Bounty. Bounty, buono. Mm. Però la smetti ora? Non è una torta Bounty, quella se vorrete la faremo più in là. Ma questa è proprio una cioccococco, morbida morbida, confortevole, con quel gusticino che dice mangiami. Sì, sì, hai ragione. Secondo me il cocco non era farina di cocco quella bianca. Bene, spostiamoci e andiamo a vedere cosa... Svelare tutti gli ingredienti, andiamo a vedere come l'ho fatta. Ed ecco gli ingredienti per il nostro ciambellone ciocco cocco. Allora, 250 g di farina 00. Potete farla anche con la farina integrale. Poi 100 g di farina di cocco. Questa l'ho comprata al bio. 200 ml di latte di cocco, 3 uova intere, 110 g di olio di semi di mais, una bustina di lievito per dolci, 200 g di zucchero, un po' di essenza di vaniglia e 110 g di gocce di cioccolato. Cominciamo subito. In una bowl grande versiamo tutto lo zucchero e dividiamo i tuorli dagli albumi. I tuorli li mettiamo con lo zucchero e gli albumi in una terrina a solo. Come prima cosa montiamo a neve i nostri albumi. Ok, e mettiamo da parte. Quindi montiamo le uova con lo zucchero, i tuorli con lo zucchero. Quando avremo incorporato tutte le uova all'interno dello zucchero, versiamo l'olio e lavoriamo così il composto. Quindi versiamo il latte di cocco e voilà, che è una cosa ragazzi deliziosa, e mescoliamo bene il tutto. Quindi aggiungiamo la farina di cocco. Prendiamo un cucchiaio di farina e mettiamolo all'interno delle gocce di cioccolata, così mischiamo il tutto ben bene, anche un cucchiaio e mezzo, in modo che queste vengano rivestite dalla farina e poi non colino a picco nell'impasto. Prendiamo un colino e setacciamo dentro la rimanente farina il nostro lievito. Mescolati tutti e due i composti, a poco uniamo la farina al rimanente impasto. Uniamo anche il cucchiaino di essenza di vaniglia e mescoliamo il tutto. È giunto l'ora di incorporare, voilà, anche gli albumi montati a neve. Fino adesso è una ciambella al cocco, potete anche infornarla così. Benissimo, mentre ancora stiamo amalgamando le uova, versiamo le goccine e incorporiamole all'impasto. Prendiamo una bella tortiera da ciambella e versiamo all'interno, totalmente foderata di carta forno ovviamente, e versiamo all'interno il contenuto. E adesso in forno a 180 gradi per 40-45 minuti. Forno ventilato, fate sempre la prova a stecchino. Se il vostro forno è troppo aggressivo, dopo 25 minuti coprite con un po' di alluminio la teglia e lasciate andare fino a completa cottura. Ci vediamo alla fine! Ed eccola qui la nostra ciambella bella, è pronta, ciambella bella, pronta per essere sformata. Io l'ho fatta raffreddare già un pochino e siccome mentre la ciambella cuoceva sono stata brava e ho fatto due video per Arte per Te, me ne merito una fettina, che ne dite? La tagliamo? Sì, dai, tagliamola. Mamma mia, guardate le gocce di cioccolata ovunque, buonissima. Un intenso sapore di cocco frammisto al gusto della cioccolata che ci sta benissimo. Provatela e fatemi sapere cosa ne pensate. Io continuo a mangiare la mia fetta, scatto le foto di ciò che rimane e noi ci vediamo dopo.
se siete anche voi dei cocchi o delle cocche di mamma, questa è la ricetta giusta e questa è la torta giusta fatta per voi. Bene? Dai, continua tu. Ma perché si avvicina? Ma cosa vuoi fare? Mi avvicino. Così, serve mi autozoomo, mi autozoomo. Va bene, va bene. E allora si autozooma e voi autozoomatevi sulla torta e mangiatene tante fettone alla nostra salute. Vedrete, è buonissima, morbidissima, anche questa con ingredienti buoni e naturali, quindi non vi rimane che prepararla. E noi ci incontriamo sempre qui, sulle vostre tavole. Ciao! Ciao!